Benvenuti al seminario dal titolo I fondi comunitari e la nuova programmazione 2021-2027. Ringrazio Antonio Mura, funzionario del Centro di Programmazione Regionale, che ci parlerà appunto di questo argomento. Con oggi si conclude un ciclo di seminari che abbiamo pensato e organizzato a supporto di quei colleghi e quelle colleghe che si accingeranno a breve a sostenere il concorso pubblico per entrare nell'amministrazione regionale. Mi riferisco ai colleghi che lavoravano in Aras e che appunto sosterranno il concorso per entrare con un contratto a tempo indeterminato in Lahore, ma anche per tutti quei colleghi e quelle colleghe che dovranno affrontare le progressioni verticali e che quindi sicuramente questi strumenti potranno risultare utili. Ma questi seminari sono stati pensati anche per chi non rientra tra queste tipologie di colleghi e colleghe e che comunque hanno colto l'occasione sicuramente per rispolverare argomenti che magari avevano trattato all'università. Io, proprio perché oggi è l'ultimo appuntamento di questo ciclo di seminari che ci ha visti impegnati nei mesi di aprile e di maggio, voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutte le relatrici e relatori che hanno svolto in maniera veramente importante questa attività. Ricordo gratuitamente, hanno messo a disposizione la propria professionalità. Quindi ringrazio Michele Manca, Salvatore Casu, Paola Pontis, Roberta Kapler e appunto Antonio Mura. Inoltre voglio proprio cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questi seminari e quindi tutte le persone che ruotano intorno all'organizzazione o che fanno parte dell'organizzazione. Mi riferisco a Valeria Picciau, a Sandra Mereu, a Giuseppe Angioni che si sono occupati di quella che è la parte pubblicitaria, ovviamente il nostro tecnico Nicola Meloni, nonché approfitto per ringraziare i colleghi Renato Mura che insieme a me coordina la funzione pubblica CGIL del comparto Regione, Enrico Lobina, Pier Giorgio Cadeddu e Marco Cordeddu. Quindi insomma io volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti e adesso cedo la parola ad Antonio Mura, ricordandovi, anzi ve lo ricorderò alla fine, due altre iniziative che abbiamo in programma per il mese di maggio, che però non rientrano nell'attività seminariale. Antonio, a te la parola e veramente ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Buon lavoro a tutti e a tutte. Grazie Alessandra, io ringrazio te, ringrazio tutta la FPCGL, Funzione Pubblica della CGL, per avermi invitato e per aver dimostrato sensibilità verso un tema che è assolutamente attuale, che ci riguarda tutti, come quello della nuova programmazione 21-27. Infatti, adesso andremo a vedere più nel dettaglio i vari aspetti del nuovo bilancio dell'Unione Europea. Capiremo come, in che modo siamo tutti coinvolti in questo. Quindi io ringrazio ancora per l'invito, buongiorno a tutti e a tutte, anzi buon pomeriggio, e passo alla condivisione del video che è sempre un aspetto, sebbene abbiamo fatto le prove, che dà un po' di emozione. Beh, ci siamo riusciti, mi sembra. Ok. Come diceva Alessandro, io mi chiamo Antonio Mura, lavoro presso il Centro Regionale di Programmazione e io mi occupo di Europrogettazione. Nella mia carriera, che ormai non è più così breve, purtroppo gli anni volano, ho lavorato per enti pubblici di diverso tipo, regione, comuni, università, eccetera, nella scrittura e nella gestione di progetti come Horizon, ENPI, Interreg e Europaid. Attualmente all'interno del Centro Regionale di Programmazione lavoro come Financial Manager ad un progetto Horizon 2020 dedicato alla parità di genere nella ricerca e innovazione che si chiama Supera. E lavoro inoltre ad un progetto Interreg Europe che si chiama ATM for SMEs, quindi è un
progetto che finanzia microcredito a soggetti che difficilmente riescono ad ottenere un finanziamento in banca, a soggetti difficilmente bancabili, così si dice. È un progetto che è andato molto bene, che proprio oggi abbiamo ripresentato di nuovo al programma Interreg Europe. Ma l'attività che mi occupa di più, vorrei sottolineare questo, è quella di referente del progetto Europe Direct Regione Sardegna. Non so se qualcuno di voi conosce questo progetto. Europe Direct è una rete pensata dalla Commissione europea per avvicinare i cittadini alle politiche e opportunità europee. È una rete che conta oltre 400 centri Europe Direct dislocati in tutto il territorio dell'Unione Europea. In Italia siamo circa 45, in Sardegna siamo due, quello del comune di Nuoro e quello in cui lavoro io della regione Sardegna presso il centro regionale di programmazione. Perché sottolineo questo fatto? Perché Europe Direct svolge attività di prima informazione e di orientamento su tutto ciò che riguarda l'Unione Europea. Quindi, nel momento in cui voi avete come funzionari della regione, impiegati della regione, ma anche come semplici cittadini, avete un dubbio su una politica europea, sui diritti che avete come cittadini europei, magari avete un figlio che vuole andare a fare l'Erasmus fuori e volete capire in che modo può fare questo programma o in che modo può cercare lavoro all'estero, ecco, noi siamo un ufficio che vi può dare informazioni su questo, orientamento su questo. E un altro aspetto molto importante è che rispetto ai finanziamenti europei noi facciamo attività di formazione. Abbiamo un laboratorio di europrogettazione originale di cui curiamo tutti i contenuti, si chiama Officina Europea, in cui nell'arco di 10 lezioni forniamo tutte le informazioni di base teorico-pratiche per avvicinarsi alla professione dell'europrogettista. E questo è molto utile in un momento in cui, tra crisi del 2008-2009, che si fa fatica a recuperare, e la sopravvenuta crisi da Covid, i finanziamenti europei diventano un metodo per riuscire a fare delle azioni, delle attività che gli enti pubblici difficilmente riescono a fare col bilancio ordinario. È per questo che nasce il nostro laboratorio di europrogettazione. Chissà, magari se nel corso della chiacchierata di oggi sarete interessati, magari vi farà anche piacere quando faremo di nuovo un'edizione, speriamo settembre-ottobre. E magari sarete interessati a partecipare al nostro laboratorio. Di cosa parleremo oggi? La lezione di oggi è dedicata ai finanziamenti europei e in particolare al nuovo budget, al nuovo quadro finanziario pluriennale 21-27. Quindi vedremo cos'è il quadro finanziario pluriennale, come è composto, quali sono le sue rubriche. Vedremo novità di questo 2027, il programma Next Generation EU, cioè una risposta dell'Unione Europea forte, e speriamo che sia anche incisiva, alla crisi del Covid-19. E vedremo anche perché questo Next Generation EU a livello politico rappresenta una svolta rispetto a come l'Unione Europea ha operato fino ad oggi. Andremo poi a vedere aspetti più pratici. Andremo a vedere la differenza tra finanziamenti diretti e indiretti e le loro caratteristiche. E poi vedremo nel dettaglio alcuni finanziamenti diretti, quelli più importanti, direi anche un po' più famosi come Erasmus+, che è il programma che ha ricevuto i maggiori onori per tutto quello che è riuscito a fare a livello di creazione di una cittadinanza europea negli oltre 30 anni della sua storia, il programma Horizon Europe, Life, eccetera. Poi, se avremo tempo, io ho preparato delle slide, le ho chiamate bonus track, non so fino a che punto sia un bonus, un supplemento di presentazione, però così l'ho chiamato, relativamente al mestiere dell'europrogettista, cioè quali sono le competenze base che deve avere un europrogettista, quali sono le figure professionali che fanno capo a questa macro figura professionale e poi anche una serie di link utili, casomai foste interessati
a capire meglio in che modo partecipare ai progetti. L'obiettivo di questa chiacchierata, che è, insomma, stiamo svolgendo ovviamente online dati i tempi, ma chiaramente sentitevi liberi di interrompermi in qualsiasi momento per renderla il più interattiva possibile, per avere tutti i chiarimenti che volete, o anche per magari lanciare un argomento all'interno dei fondi europei che vi può interessare particolarmente, che magari io non ho pensato di trattare in questa ora e poco più di chiacchierata. Quindi sentitevi liberi ovviamente di interagire come ritenete. Da parte mia, il mio obiettivo è ovviamente in un'ora, non è certamente quello di fare di voi degli esperti di Unione Europea e degli esperti di europrogettazione, però l'importante è che capiate in che modo funzionano questi fondi, in che modo siamo noi all'interno di questo budget bilancio dell'Unione Europea, e perché no, in che modo, se un domani decideste di approfondire, abbiate almeno le informazioni base per sapere come poter procedere in qualsivoglia approfondimento su questi argomenti. Quindi andiamo pure ad iniziare e vediamo il quadro finanziario pluriennale, che è il modo pomposo con cui si chiama il bilancio dell'Unione Europea. Pluriennale perché sebbene i trattati parlino di un periodo di almeno 5 anni, è di prassi settennale, quindi le varie istituzioni dell'Unione Europea si accordano per un budget, per un bilancio, per un periodo di 7 anni in cui si fissa per il settennato, in questo caso 2021-2027, quanto denaro l'Unione Europea può investire in totale, e poi per anno lo stesso si identificano dei massimali in cifre. Cosa fa questo bilancio? Fa quello che fa qualsiasi bilancio, traduce le priorità politiche in rubriche. Quindi noi abbiamo in questo quadro finanziario pluriennale 2021-27 7 rubriche, e vedremo che qualsiasi argomento, qualsiasi azione politica che l'Unione Europea farà, che richiederà budget, sarà inserita in una di queste rubriche. Perché settennale? Perché pluriennale? Perché l'Unione Europea, come Unione di Stati, ha un bisogno di avere un altro grado di approvazione, per evitare i classici dissidi tra Stati che vediamo spesso in sede di Consiglio Europeo. Quindi la ragione per cui l'Unione Europea dispone sia di un bilancio settennale, che sul lungo periodo, su un medio periodo diciamo, sia di bilanci annuali, è quello di poter essere tra virgolette prevedibile, quindi essere più efficiente ed evitare in concreto dissidi tra gli Stati. Questo è il grafico in ipersintesi del bilancio 21-27. In cui abbiamo il quadro finanziario pluriennale, che è finanziato per 1.074 miliardi, e poi la grande novità, che vedremo meglio tra qualche slide, del Next Generation EU, cioè il pacchetto per la ripresa dalla emergenza Covid-19, che viene finanziato per ben 750 miliardi. E ha la novità, la rivoluzione copernicana relativamente all'Unione Europea, che permette di raccogliere capitali sui mercati finanziari. Ecco, questo in questa slide, che purtroppo non ho trovato una tabella fatta meglio, mi dispiace, è riassunto il bilancio UE 21-27, riguarda solo ovviamente le spese per il quadro finanziario pluriennale. Qui vediamo le 7 rubriche, che sono mercato unico, coesione, risorse naturali e ambiente, migrazione, sicurezza e difesa, vicinato al resto del mondo, pubblica amministrazione europea. Come potete vedere nella colonna in alto, immagino vediate il puntatore del mio mouse, in alto vediamo i diversi anni, 21, 22, 23, eccetera, con il totale 21-27, e vediamo poi qui in basso, nelle colonne in basso, le varie somme, e quindi la spesa totale cioè la previsione di spesa totale di 1 miliardo e 74 milioni.
Adesso in queste slide vi ho riassunto quali sono le rubriche che compongono il nostro bilancio. Il nostro bilancio, il nostro ovviamente, dico nostro perché siamo tutti cittadini dell'Unione Europea. Si parte dalla rubrica 1, mercato unico innovazione digitale. Chiaramente queste slide sono utili soprattutto per voi per avere un quadro, avere sempre a disposizione, le slide ovviamente vi saranno date al termine della lezione, di avere sempre a disposizione una sintesi su come è costituito questo bilancio. Anche noi che siamo operatori, che lavoriamo su questo, non sappiamo a memoria ogni singola voce di bilancio, ogni singola cifra, però ho giustamente ritenuto utile che al termine di questa lezione abbiate, a maggior ragione se dovete fare una selezione in cui io non so quali saranno gli argomenti, ma se ci saranno argomenti di questo tipo, queste sono domande che si possono prevedere, è importante avere questo schema per essere pronti, insomma, ad ogni evenienza. Quindi rubrica 1, mercato unico, innovazione digitale, e questo è un grande classico, insomma, l'Unione Europea è già dall'inizio del 2000 che cerca di diventare l'economia più avanzata a livello di ricerca e innovazione del mondo. Su questo chiaramente non si è ancora riusciti né a superare gli Stati Uniti né a riuscire a contenere l'emergere della Cina, che chiaramente con il suo miliardo di abitanti da questo punto di vista sta diventando sempre più la superpotenza mondiale. All'interno di questa rubrica i cui programmi sono volti ad affrontare sfide quali la decarbonizzazione, i cambiamenti demografici, la competitività delle imprese e delle PMI. In questa rubrica vengono inclusi programmi come per esempio Horizon 2020, che è il programma per la ricerca e l'innovazione. In questa rubrica c'è anche un elemento molto importante, che è quello della trasformazione digitale, che insomma, come vedremo anche dopo, è uno dei punti importanti per l'Italia, di cui si sta anche discutendo all'interno del nostro piano nazionale per il recupero e la resilienza, ma di questo parleremo tra poco. La rubrica 2 è la coesione, resilienza e valori. Come potete vedere, ben 1.203 miliardi è super finanziata ed è quella che riguarda la politica di coesione. Le politiche di coesione, insomma, immagino, ma torneremo anche su questo. Sapete tutti cos'è? Sono i finanziamenti che l'Unione Europea dà alle regioni più deboli affinché possano arrivare ad avere lo stesso grado di sviluppo delle regioni più forti. La Sardegna in questo è parecchio coinvolta, visto che questi livelli in cui vengono categorizzate le varie regioni europee sulla base del reddito, del PIL, purtroppo la Sardegna in quest'ultimo ciclo di programmazione 21-27 è tornata tra le regioni ex obiettivo 3 e le regioni convergenza, quindi le regioni più povere, quindi avrà un maggiore quantità di finanziamenti da questa rubrica. Quindi, come detto, i programmi di questa categoria di spesa mirano a rafforzare la coesione tra gli stati membri dell'UE, riducendo la disparità delle regioni e promuovendo lo sviluppo territoriale sostenibile. La rubrica 3, risorse naturali e ambiente. L'UE continuerà ad investire nell'agricoltura sostenibile, nei settori marittimi, nell'azione per il clima. Qui, in questa rubrica, molti finanziamenti vengono dal cosiddetto Green Deal, cioè il patto verde, che è una delle priorità della nuova Commissione europea, della nostra Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e in questa rubrica fanno parte anche i finanziamenti per il Fondo per una transizione giusta, in inglese il Just Transition Fund. Perché è importante questo fondo? Perché aiuta le regioni ad alta intensità di carbonio ad affrontare le conseguenze sociali ed economiche derivanti dall'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica. È un fondo europeo, gli stati nazionali devono identificare delle aree nel loro territorio su cui spendere i fondi di questo Just Transition Fund. E per l'Italia è stata identificata l'area di Taranto e l'area del Sulcis, dove la decarbonizzazione è
chiaramente una tematica molto centrale. E adesso, insomma, le aree sono state identificate, c'è da lavorare per riuscire a tradurre in azioni pratiche questi finanziamenti. Speriamo che venga fatto nel modo migliore. Si parla di un finanziamento totale per 500 milioni di euro. Rubrica 4, un argomento sempre attuale, la migrazione e la gestione delle frontiere, un problema che insomma in Italia ha provocato nel 2018 la caduta del governo Conte 1, ammesso che fosse solo quello il problema. Comunque il problema politico centrale per la caduta del governo Conte 1 penso si possa definire quello della differenza di gestione della politica migratoria. E poi abbiamo la rubrica 5, che comprende la sicurezza e la difesa. L'Europa mira a rafforzare la sua autonomia, addirittura ci sono stati degli accordi tra gli stati che non sono poi proseguiti in maniera chissà quanto autorevole per la creazione di un esercito comune europeo e dagli anni della CED, degli anni 50, per chi è appassionato di storia e ricorderà il progetto dell'esercito comune fallito per le resistenze francesi. La politica in questo momento di sicurezza e difesa non riguarda ovviamente un esercito comune, ma fissa dei piccoli punti di partenza per quello che vuole essere un obiettivo di lungo periodo. Abbiamo poi la rubrica Vicinato e Mondo, 110,6 miliardi di euro, in cui si investe nella situazione esterna dell'Unione Europea e nel suo vicinato, nei paesi in via di sviluppo e nel resto del mondo. La rubrica comprende anche l'assistenza ai paesi che si preparano all'adesione all'UE. In questa rubrica cerco di riportare il discorso alla regione Sardegna, noi sardi. Ci interessa perché la Sardegna è l'autorità di gestione di un programma di vicinato con i paesi della sponda sud del Mediterraneo che si chiama in questo momento per il 14-20 EMIC-BC-MED, si chiamerà NEXT-MED nel 21-27 ed è un programma di cooperazione trasfrontaliera dove si possono fare dei progetti tra le regioni europee che si affacciano nel Mediterraneo e le regioni dell'Africa e del Medio Oriente, sempre che si affacciano nel Mediterraneo. E, ripeto, è un programma molto importante perché l'autorità di gestione, quindi l'ufficio che predispone i bandi e che gestisce il programma, è all'interno della regione autonoma della Sardegna. E poi la rubrica 7, Pubblica Amministrazione Europea, qui ho sbagliato, poi farò una correzione. Pubblica amministrazione europea, chiaramente i programmi di questa rubrica investono eccetera eccetera. Riguarda la rubrica 6, pubblica amministrazione europea sono le spese di funzionamento della pubblica amministrazione, quindi del funzionamento della commissione, delle sue varie sedi, del consiglio, delle varie agenzie. Su questo c'è qualche domanda? Mentre bevo un sorso d'acqua. No, Antonio, nella chat non c'è niente. Non so se qualcuno vuole intervenire. Enrico scrive tutto chiaro. Perfetto, poi chiaramente ripeto, queste sono, insomma, sono slide che io ho voluto lasciare a vostra disposizione per avere sempre pronto, varranno per tutto il settennato, per avere sempre un prontuario per qualsiasi dubbio su questo argomento. Veniamo alla novità, al Next Generation EU. Di che si tratta? È il piano europeo di ripresa ideato e finanziato dalla Commissione europea come risposta congiunta dell'Unione europea alla crisi del Covid-19. Cosa è successo? L'Europa faticava a riprendersi dalla crisi del 2008, una crisi che a livello politico ha causato l'ascesa di partiti profondamente antieuropeisti. Insomma, in Italia l'abbiamo visto, il primo Movimento 5 Stelle era un partito che parlava di uscita dall'euro, di uscita dall'Unione Europea, la Lega idem, ma i Fratelli d'Italia lo stesso non era un partito europeista. Insomma, io da europeista devo dire che ero decisamente fuori moda.
cosa succede? Succede che c'è la crisi del Covid-19 e fortunatamente, lo dico io da europeista, si è cercato di imparare dagli sbagli, si è cercato quindi di dare subito una risposta forte, subito una risposta autorevole che potesse rilanciare l'Unione Europea e di conseguenza rilanciare i suoi stati ed evitare un possibile naufragio del progetto comune europeo. E per adesso si può dire che questo abbia funzionato se parliamo da un punto di vista politico. Se rimaniamo per esempio al caso dell'Italia, io ho citato Movimento 5 Stelle e Lega, e il Movimento 5 Stelle ha cambiato totalmente le sue posizioni in tema di Unione Europea e possiamo dire che tante delle posizioni che aveva critiche la stessa Lega sono cambiate mi verrebbe da dire anche dall'oggi al domani, e questo sicuramente ha alla base una forte risposta economica che l'Unione Europea ha cercato di dare alla crisi. Chiaramente se poi questa risposta avrà successo, come tutti da cittadini sardi, italiani ed europei ci auguriamo, lo vedremo soltanto nel prossimo periodo. In ogni caso il piano, come sottolineo in rosso in questa slide, è incentrato sul sostegno economico agli stati membri che dalla crisi sanitaria scaturisca una più grave crisi economica e sociale per l'Unione Europea e i suoi stati membri. Questo è un argomento importante, il fatto che il 30% della spesa totale sia del quadro finanziario pluriennale che del Next Generation EU sarà destinato a progetti legati al clima. Questo è molto importante perché rimane la priorità della Commissione von der Leyen, cioè quella di arrivare ad avere un'Unione Europea a neutralità climatica entro il 2050, e questo per porre l'Unione Europea come paese leader nella tutela dell'ambiente. Anche qui, se posso fare un piccolo excursus politico, chiaramente questo è un argomento molto importante, soprattutto se contestualizziamo l'Unione Europea come player globale contrapposto ai suoi competitor, che sono gli Stati Uniti e la Cina. La Cina è un paese che è forte del suo miliardo di abitanti, è forte anche di una legislazione in tema di diritti del lavoro e di ambiente sicuramente più permissiva rispetto alla nostra, può essere contenuta se chiaramente la si riporta in binari più attenti al clima, e quindi gli si fa perdere il vantaggio competitivo di, se mi passate l'espressione, di infischiarsene di questi dettami dovuti all'ambiente. E lo stesso relativamente agli Stati Uniti, la priorità è stata fissata nel 2019 in pieno trumpismo per quello che riguarda gli Stati Uniti, e quindi in un periodo in cui il presidente degli Stati Uniti usciva dagli accordi di Parigi sul clima, e per cui per l'Unione Europea diventava fondamentale investire in tematiche verdi. Qui mi ripropongo la slide per comodità. Next Generation EU avrà a disposizione 750 miliardi, di cui 390 di sovvenzioni e 360 di prestiti. Ma vediamo più nel dettaglio di che si tratta. Al fine di dotare l'Unione Europea dei mezzi per affrontare le sfide poste dalla pandemia, la Commissione sarà autorizzata a contrarre prestiti pari a 750 miliardi di euro per conto dell'Unione sui mercati dei capitali. Prima ho parlato di rivoluzione copernicana. Abbiamo tutti negli occhi la crisi greca, un MES altamente sanzionatorio, e le famose condizioni della triade molto dure, soprattutto verso i lavoratori di paesi come la Grecia. E di conseguenza, e questo è derivato a livello politico, ovviamente un deterioramento dell'immagine dell'Unione Europea tra i suoi cittadini. E alla base di queste politiche post-crisi del 2008-2009, la crisi dei mutui,
c'è stata un'Unione Europea che sceglieva come politica economica per uscire dalla crisi, io chiaramente quando dico politica europea, la politica europea, l'indirizzo della politica europea, non dimentichiamoci mai, la danno gli stati dell'Unione Europea, l'istituzione che dà l'indirizzo politico è infatti il Consiglio Europeo, che è formato dai rappresentanti di capi di stato e di governo di ogni singolo stato membro dell'Unione Europea. Quindi, insomma, quando parliamo di politica europea non stiamo parlando di qualcosa che è avulso dalla volontà degli stati membri, questo è sempre importante ricordarcelo. Comunque sia, la crisi del 2008-2009 si è affrontata con l'austerità, quindi di fronte alla crisi si è scelto, e questo l'abbiamo visto anche nel nostro paese, di non di fare debito, ma anzi di diminuire le spese per cercare di diminuire i debiti dei vari paesi. Ecco, con la crisi del Covid, imparando dagli errori del 2008-2009 e degli anni successivi, si è deciso di fare il contrario, di fare debito. Quindi la Commissione contrae debito fino a 750 miliardi di euro sui mercati dei capitali. Questo, ripeto, è un modo di affrontare una crisi economica in maniera più solidale tra i vari stati. Anche perché, come sappiamo, non tutti gli stati sono stati colpiti dal Covid nella stessa maniera e non tutti gli stati hanno affrontato l'emergenza del coronavirus partendo dalla stessa situazione economica. Quindi i fondi del Recovery Plan, che è il modo in cui a livello giornalistico è sempre stato definito il Next Generation EU, quindi spesso viene usato come sinonimo, verranno assegnati dalla Commissione Europea agli Stati membri nel periodo 2021-23. Verranno erogati entro il 2026 e potranno essere ripagati in un successivo periodo di 30 anni. Quindi è sicuramente una bella differenza. Ma vediamo nello specifico cosa finanzia. Il Next Generation EU poggia su tre pilastri di finanziamento. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il piano nazionale per la ripresa e la resilienza è anche detto, il famoso PNRR, di cui che è l'argomento, prima abbiamo parlato della caduta del governo Conte 1, la caduta del governo Conte 2, a livello politico, poi insomma, siamo in Italia e siamo insomma la terra del non detto, diciamo così, almeno a livello politico. Comunque il motivo per la caduta del governo Conte 2 è che Italia Viva è uscita dalla maggioranza perché il governo Conte non dava abbastanza garanzie per presentare un PNRR abbastanza forte, e quindi abbiamo avuto la presenza del Consiglio, Mario Draghi, l'ex presidente della BCE, che ha presentato il 25 aprile scorso, una giornata che per l'Italia ha un alto valore simbolico, ha presentato per l'Italia appunto il PNRR, un piano da 672 miliardi, di cui 662,5 miliardi è il finanziamento complessivo, quello dell'Italia, PNRR per l'Italia è intorno ai 191 miliardi, e di cui in totale c'è una parte di sovvenzione e una parte di prestiti. La parte sul totale dei prestiti è 360 miliardi, la parte sul totale europeo per le sovvenzioni è 312,5 miliardi. Io vi faccio poi questi esempi politici italiani su questi macro argomenti, proprio per dimostrare come su questi argomenti, bilancio europeo, Next Generation EU, il primo esito da questi discorsi è chiaramente la politica italiana, è quello che vediamo nei nostri telegiornali tutti i giorni. Chiaramente quando qui parliamo di Just Transition Fund riusciamo subito a vedere l'importanza all'interno del nostro territorio, all'interno del Sulcis. Tra l'altro anche un argomento che a livello politico è assolutamente importante, io parlo a voi che siete della CGIL Funzione Pubblica, ho visto che ci sono state interrogazioni dei vostri colleghi della CGIL proprio per capire in che modo questi 500 milioni del Just Transition Fund saranno spesi.
Ecco, questi esempi per, proprio per farvi capire come queste cose così, così raccontate, specie davanti a una telecamera, possono sembrare così, così fredde, in realtà hanno una ricaduta su tutti noi nel nostro quotidiano. Quindi abbiamo visto il pilastro del PNRR, su cui adesso vedremo meglio in dettaglio, il REACT-EU. Il REACT-EU è un... possiamo parlare di una misura ponte pari in totale a 47 miliardi che rappresenta un'iniezione di fondi aggiuntivi per la politica di coesione 2014-2020 in attesa della piena operatività della programmazione dei fondi strutturali per il 2021-2027. In Sardegna, io non so quanti di voi abbiano seguito, il mese scorso, tra metà marzo e metà aprile, per essere precisi, ci sono stati una serie di laboratori tematici per discutere in che modo strutturare i fondi strutturali, nello specifico il FES, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che finanzia soprattutto imprese, imprese e infrastrutture, come finanziarli per il 21-27. Stiamo parlando di fondi per circa 2 miliardi di euro. Ci sono stati dei laboratori tematici in cui i cittadini e associazioni stakeholder, eccetera, potevano intervenire e dire la loro opinione su in che modo i funzionari, i dirigenti incaricati di redare questi piani avrebbero dovuto lavorare. Ecco, questo per dirvi che siamo in questa fase intermedia, stiamo a scadenza della programmazione 14-20, infatti i finanziamenti dei periodi pluriennali in genere hanno 2 o 3 anni in più in cui si possono spendere i fondi, quindi i fondi della politica di coesione 14-20 si possono spendere fino al 2022 e lo stesso sarà per i vari programmi del 21-27. Quindi siamo a scadenza di una programmazione e nella programmazione della prossima. REACT-EU arriva proprio in mezzo a questo per assicurare dei finanziamenti per gli interventi più urgenti e assicurare continuità al sostegno delle imprese, già ovviamente duramente colpite dall'emergenza finanziaria. E poi Next Generation EU finanzia anche altri vari programmi come Horizon Europe, InvestEU, il piano di sviluppo rurale, il già citato Just Transition Fund, il RescEU che riguarda la protezione civile, insomma rafforza i programmi relativi al quadro finanziario pluriennale 21-27. Su questi argomenti ci sono domande? Bene, allora se non ce ne sono io vado avanti. Ecco, questo è un piccolo schemino su come la Commissione europea si aspetta che sia organizzato il dispositivo per la ripresa e la resilienza, secondo 6 pilastri che l'Italia poi ha tradotto in 6 missioni e che riguardano la transizione verde, la trasformazione digitale, la crescita intelligente, la coesione sociale e territoriale, la salute e poi politiche per la prossima generazione. Ma tra questi 6 pilastri ci sono 2 super priorità che devono avere particolare valore, cioè la transizione verde. Il 37% della spesa dei vari piani nazionali dovrà essere dedicata agli obiettivi del clima. In particolare rispettato il principio generale del do not significant harm, quindi assicurando che le spese non abbiano ripercussioni negative sull'ambiente. Poi la transizione digitale, su cui, insomma, specie in Sardegna, in questo periodo tra didattica a distanza, abbiamo visto che per tanti studenti, tante scuole, è stato un periodo particolarmente duro. La transizione digitale, questo poi chiaramente vale anche per noi pubbliche amministrazioni, la pubblica amministrazione su questo dovrà sicuramente lavorare, la transizione digitale a sostegno delle quali deve essere destinato almeno il 20% della spesa contenuta in ogni piano nazionale. Queste sono le tempistiche, quindi noi in questa slide siamo praticamente qui. Quindi all'inizio gli stati presentano i progetti di piani per la ripresa e la resilienza a partire dal 15 ottobre,
e i piani devono essere presentati da parte degli Stati membri entro il 30 aprile. Scusate, siamo qui, ricordavo male. E adesso chiaramente la Commissione europea deve discutere e valutare i nostri piani. E la presenza di un uomo che ha avuto tanta influenza all'interno delle istituzioni europee fa sì che si speri in una validazione positiva del nostro PNRR, o perlomeno in non incappare in ritardi di nessun tipo. Ecco, con questo io, Alessandro, visto che hai tolto il microfono... No, l'ho attivato perché ci sono due domande, però dimmi tu. No, facciamole perché adesso sto cambiando un po' argomento. Perfetto, allora Fabio chiede, React EU, quanto destina l'Italia? E poi Francesco invece dice, se è possibile fare un riferimento alle strategie della RAS sul PNRR, cioè quali saranno le principali azioni proposte per la Sardegna? Ma dunque, dico la verità, il finanziamento esatto del React EU per l'Italia, a memoria non me lo ricordo, ma ho in memoria delle slide, per cui lo cerco e ti dico il dato. Sono 13,5 miliardi per l'Italia. Ce l'avevo salvato e me lo sono guardato. Non l'ho inserito nella slide, ma era salvato. Relativamente alla Sardegna e al PNRR, se ne è discusso, ci sono state interrogazioni in consiglio regionale, non lo so. Cioè, non sono argomenti che io so, scusate. Ma... Antonio, ha alzato la mano Pier Giorgio Cadeddu, ma non so se è un errore oppure vuole intervenire, apro il microfono. No, tornando all'argomento della Sardegna, ci sono stati i famosi 206 progetti, sembrava che i progetti diventassero di meno. Io sinceramente su questo non ho trovato della documentazione precisa su ogni singolo progetto presentato dalla Sardegna, quindi sinceramente non so rispondere alla domanda. Quindi Pier Giorgio voleva parlare. Vediamo se riesco a riattivare l'audio. Ecco, mi sentite? Sì, prego Pier. Sì, no, allora volevo semplicemente chiedere una cosa ad Antonio. In questo quadro finanziario che ci ha presentato adesso, vorrei capire se fosse possibile, perché qua è diventato un oggetto misterioso quello che la regione Sardegna intende fare con la sua quota dei fondi del Next Generation EU. Se è possibile individuare quali sono le grandi linee di intervento proposte dalla regione e se tra queste c'è anche in quanto riguarda i trasporti, in particolare se c'è qualcosa che riguarda il trasporto ferroviario, perché visto che è uno dei grandissimi nodi irrisolti in Sardegna abbiamo un'infrastruttura ferroviaria che è ferma, diciamo, ad un livello tecnologico di 100 anni fa, insomma, e che costituisce un notevolissimo gap per secondo me, proprio per la variazione e l'utilizzo completo di un sistema di trasporto integrato. Tutto qua, grazie. Ti rispondo, ti do del tu perché penso che tu fossi il mio collega di Enas, giusto? Se non fossi tu ti chiedo scusa per averti dato del tu. Ok, perfetto. Sì, sono io. Io su questo argomento sono un tecnico, non un politico. Purtroppo... Dunque, ho visto l'iniziativa dei sindaci coordinata dal sindaco Milia, dal sindaco di Quarto, dal sindaco Soddu e da tanti altri. Mi ricordo adesso questi due nomi, non voglio... abbiate pazienza, non mi ricordo gli altri i sindaci che hanno firmato. E riguardava proprio questa iniziativa il rafforzamento delle infrastrutture interne relativamente ai trasporti.
E sinceramente questo dibattito sulla Regione Sardegna e il PNRR, che io ho seguito oltre che da tecnico interessato, l'ho seguita soprattutto da cittadino sardo, dico la verità, non ho argomenti più di voi. E ricordo i famosi 206 progetti presentati all'inizio, che era una sorta di raccolta di desiderata dei vari assessorati relativamente a tutta una serie di finanziamenti di cui ogni singolo assessorato regionale aveva bisogno. E ricordo poi che ci sono state polemiche su questo e poi c'è stato un nuovo invio su cui ci sono state anche interrogazioni in Consiglio regionale. Non so se voi come CGL che siete attentissimi a queste tematiche, magari insomma, potete dare indicazioni in più. Io sinceramente non so quali siano state le interlocuzioni tra... Sono cose a livello politico. Chiaramente noi tecnici studiamo, però se non ci danno il libro non possiamo studiare. Io penso che questo potrà essere un bel argomento di cui discutere non appena appunto verranno resi noti tutti i progetti che ha presentato la Regione Sardegna e magari possiamo pensare a un altro incontro dove magari ce li illustrerai in maniera più dettagliata, giusto per avere almeno un quadro generale di come verranno, quali sono i progetti presentati, e quindi avremo anche, come dire, un input a seguirli quasi personalmente. Cosa ne pensi a tutti? Che ripeto, prima ancora che interessarmi da tecnico, mi interessano da cittadino della Regione Sardegna, ovviamente. Certo. Allora, c'era Fabio che voleva intervenire. Vediamo se riesco ad attivare il microfono. Visione che... Sì. Prego, sentite. Fabio. Buonasera, sì. A tutti, ciao Ale, ciao Antonio. Ciao Fabio. Ciao caro. Senti una cosa, ma non ti sembra che ci sia una troppo scollamento tra la predisposizione da parte del governo di un programma senza il coinvolgimento preventivo dei territori e delle parti sociali? E quello che è successo col governo sta succedendo anche nelle regioni, e a me sembra che lo spazio della politica sia escluda troppo i cittadini, li tenga veramente ai margini delle scelte. Possiamo fare qualcosa in tal senso per cercare di coinvolgere un po' di più i cittadini e renderli partecipi di ciò che succede? Perché mi sembra veramente uno scollamento totale e un distacco importante in un momento in cui le risorse a disposizione sono tante e la possibilità di incidere da parte dei territori dovrebbe essere ben più ampia di quella che è attualmente. È giusto una considerazione generale, anche un confronto tra noi per capire che cosa eventualmente possiamo fare per rendere questa partita un po' più conosciuta e un po' più nota. Qualche settimana fa è arrivata alla Regione Sardegna una nota della ministra Carfagna che assegnava alla Regione Sardegna 268 milioni di euro per un'anticipazione della programmazione 21-27. Anche qui i tempi veramente ci hanno dato praticamente una settimana di tempo per inviare i progetti. Io ho paura che con questa logica non ci sia un momento in cui si riesca a inviare progetti maturi, cioè progetti che derivino da una strategia, che derivino da scelte mature, che derivino da un concorso di idee tra l'amministrazione e i cittadini e le amministrazioni pubbliche. Vorrei che facessimo un po' più mettessimo un po' più l'accento sulle modalità con cui noi come organizzazione sociale, ma tutti i cittadini nel loro
nel loro piccolo possono contribuire a questa enorme partita. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie Fabio. Grazie Fabio. Sì, quello che dici è vero. C'è da dire che il governo italiano ha accumulato forte ritardo sin dal principio. Nella slide i progetti potevano essere presentati dal 15 ottobre e l'Italia, come accade ai migliori studenti, l'ha presentato l'ultima settimana di tempo e nel mentre c'è stata una crisi di governo. No, io non dubito che anche se si fosse voluto organizzare un laboratorio partecipativo, non credo che ci sarebbero stati i tempi. E su questo, siccome stiamo dicendo abbiamo evidenziato tante criticità, permettetemi di spendere una parola positiva però su quello che si sta facendo in Sardegna per il FESR 21-27, in cui sono stati organizzati circa 8-9 laboratori tematici sui vari argomenti su cui poggerà il programma 21-27. Lo dico non per autoreferenzialità, perché quando c'è qualcosa di buono, diciamocelo poi. Insomma, come ci stiamo dicendo le cose che non vanno bene. Quindi io ritengo che questa mancanza di concertazione, ma che alla Commissione europea potesse interessare o meno che l'Italia, la Francia, la Germania facessero il loro PNRR dopo una concertazione con le parti sociali, penso che la Commissione non interessasse più di tanto. La Commissione interessava il rispetto dei pilastri e il rispetto di quelle cifre su transizione verde digitale che vi ho mostrato prima. Quello che c'è da dire a livello di consultazione è partita il 9 maggio è una data importante, il giorno della festa dell'Europa, non so se sapete perché e quando si festeggia l'Unione Europea, si festeggia il 9 maggio di ogni anno per ricordare il famoso discorso di Schuman, ministro degli esteri francese, del 9 maggio del 1950, in cui Schuman descrisse l'idea del suo governo di mettere in comune la produzione di carbone e acciaio tra Francia e Germania. Quindi l'inizio dell'Unione Europea con l'idea che è alla base della CECA, che è la prima istituzione europea in cui parteciparono 6 nazioni, tra cui anche l'Italia, eccetera, eccetera. Questo per farvi per dirvi cos'è la festa dell'Europa, magari è un qualcosa che è sempre bello sapere. E il 9 maggio, per festeggiare questa data, è partita la conferenza sul futuro dell'Unione Europea. Immagino che nessuno di voi abbia mai sentito parlare della conferenza del futuro dell'Unione Europea e nasce da un'idea di Macron, e sono stato soprattutto lui a portarla avanti, e nasce per portare dal basso il dibattito dei cittadini, delle associazioni, della società civile, delle scuole sui vari argomenti di maggiore interesse relativamente all'Unione Europea. E questo, la conferenza sul futuro dell'Unione Europea come idea nasce prima del Covid, quindi in un momento in cui la popolarità dell'Unione è bassissima. E adesso, insomma, detto molto banalmente, grazie ai finanziamenti e ai fondi del Next Generation EU, la popolarità dell'Europa è in risalita, ma resta comunque uno strumento molto importante per dar voce ai cittadini. E noi come Europe Direct, come vi ho detto, scusate i gatti c'entrano molto a uscire dalla porta, scusate. Noi come Europe Direct organizzeremo degli eventi cercando di coinvolgere il più possibile anche le istituzioni regionali, organizzeremo degli eventi per sensibilizzare i cittadini a questa conferenza, soprattutto Fabio, parlo a te come membro di un'associazione molto impegnata nel territorio, l'input di due associazioni i vostri input saranno fondamentali, e quindi cercare di portare dal basso un discorso di necessità dei territori rispetto al discorso europeo. Questo è l'obiettivo della conferenza, sarà un momento in cui sarà possibile, un momento che durerà un anno, in cui sarà possibile organizzare eventi e iniziative per far parlare i territori su come utilizzare questo strumento che secondo me rimane super positivo, che è quello dell'Unione Europea. Quindi ecco, rispondendo alla tua domanda, questo è uno spazio su cui noi cittadini potremo incidere. Poi ripeto, sul PNRR io penso che lì
ci siano stati più che altro ritardi dovuti a, a crisi di governo. Vabbè, il governo Conte 2 stava cadendo da ottobre, poi è caduto a febbraio, quando è caduto non mi ricordo, ma insomma, io voglio pensare che senza tutte queste crisi ci sarebbe stato un qualcosa di più partecipato. Non ho visto chi ha postato, ma Marta ha fatto benissimo a postare anche il percorso partenariale dell'FSE+, che è il programma finanziato con i fondi indiretti, che riguarda soprattutto il lavoro e le persone. Comunque vi ringrazio per le domande che rendono la presentazione anche per me meno fredda, perché parlare vedendo le slide e basta è veramente dura. Quindi qualsiasi vostra domanda è ben accetta. Anche se scusate, ma alcune sono veramente difficili. È l'occasione per chiederti un altro intervento, un altro seminario. Per me è un piacere. Poi certo, bisogna sempre distinguere il tecnico che sono io dal politico, che purtroppo non sono ancora il presidente della regione, ma penso sia questione di poco, no? Penso anch'io, se non si ricandida Solinas. No, beh, se si ricandida Solinas, ubi mai, però. Ci sono altre domande? Curiosità? Per ora no, abbiamo visto i documenti che ha messo Marta nella chat, così chiunque li può prendere. Sì, Marta ha fatto benissimo, io ovviamente lavoro al Centro Regionale di Programmazione, che è autorità di gestione, grazie Francesco, sarai il mio assessore. Il lavoro al Centro Regionale di Programmazione, che è autorità di gestione del Por FESR, quindi chiaramente seguo da vicino soprattutto le vicende del FESR. Quindi se non ci sono altre domande, manca veramente poco, io vi farei veramente una panoramica, tanto non ripeto, non sono cose su cui è necessario che adesso ci stiamo tantissimo, l'importante è che ci siano degli spunti di riflessione e soprattutto che vi rimangano le slide e quando vi viene un dubbio avete bisogno di cercare, poi come avete visto sono io il primo che non mi ricordo quanti miliardi sono stati dati all'Italia per React-EU, questi sono insomma... E richiedono sforzi mnemonici, ma l'importante è avere sempre sapere come funziona il procedimento e poi avere i documenti per poter risalire ai vari argomenti. Quindi ricondivido. Ok, finanziamenti diretti e indiretti. E come posso sfruttare i finanziamenti europei. Ora, la differenza tra finanziamenti diretti e indiretti, io immagino sia chiara a tutti, in realtà non è così scontato, se non vi è chiara non siete voi che sbagliate, se mi passate la battuta, insomma sono concetti che sono molto, molto comuni, molto utilizzati tra chi come me fa questo lavoro, ma magari non lo so, cioè, ovviamente non lo sono per tutti. I finanziamenti diretti, lo dice la parola stessa, sono i finanziamenti che vengono erogati direttamente dalla Commissione. Cosa significa? Facciamo un esempio banale. La Commissione europea vuole dare finanziamenti ai territori relativamente alla cultura. Quindi all'interno del budget ci sono le varie rubriche che abbiamo visto prima e c'è il programma Europa Creativa. Il programma Europa Creativa è il programma tematico della Commissione Europea che finanzia le attività culturali nei vari territori dell'Unione. Quindi sono generati da programmi che sono gestiti direttamente dalla Commissione Europea attraverso la Direzione Generale e infatti c'è la DG EACEA che riguarda la cultura e gli audiovisivi che gestisce questi bandi. Sono bandi e possiamo partecipare tranquillamente noi, non noi come individui, ma noi come associazione culturale, come comune, come Regione Sardegna, perché no? Quindi è una modalità di finanziamento tematica, gli aspiranti beneficiari competono a livello europeo. E noi faccio un esempio di un progetto europeo che conosciamo bene nei nostri laboratori di cui ho parlato all'inizio, Officina Europea, abbiamo ospitato
il progetto Odissea, non mi ricordo, Meeting the Odyssey, mi ricordo il nome, quindi incontrando l'Odissea, un progetto tra una decina di associazioni culturali europee che prevedeva Meeting the Odyssey, quindi che riproponeva il viaggio di Ulisse tra i vari stati europei e anche altri che Ulisse ha attraversato nel suo ritorno da Itaca. E questo progetto aveva anche un partner sardo ed è stato presentato dalla Commissione Europea, risposta a un bando, è stato finanziato, la Commissione Europea ha finanziato i vari partner per svolgere il progetto. Invece i finanziamenti indiretti hanno una ricaduta territoriale, nazionale e regionale, sono finalizzati alla riduzione delle disparità socio-economiche. Quindi i potenziali beneficiari competono su un livello nazionale e regionale e le risorse vengono erogate attraverso i ministeri e le autorità regionali. Faccio un esempio molto banale, io lavoro allo Eurodirect, lo Eurodirect è situato alla MEM, Mediateca del Mediterraneo. La Mediateca del Mediterraneo è un finanziamento diretto. L'Unione Europea, per il tramite del Centro Regionale di Programmazione che gestisce il FES, ha dato 10 milioni di euro al Comune di Cagliari perché realizzasse la struttura della Mediateca del Mediterraneo. Ora, viene da sé che la Mediateca del Mediterraneo comporta una crescita, un miglioramento del territorio della città di Cagliari, è un miglioramento iperlocalizzato. Quindi ha una ricaduta regionale. Il progetto Meeting the Odyssey, sebbene ovviamente non riguardasse tutti i 28 e 27 stati dell'Unione Europea, aveva una ricaduta europea, perché finanziava un tema culturale ad ampio respiro, finanziava diversi stati europei, eccetera. Quindi è questa più o meno la differenza tra fondi diretti e indiretti. I finanziamenti diretti vengono erogati direttamente dalla Commissione e hanno un obiettivo europeo, i finanziamenti indiretti finanziano la crescita dei territori locali. Ecco, qui abbiamo degli approfondimenti, quindi come detto i finanziamenti indiretti sostengono gli obiettivi nazionali e regionali, a livello regionale attraverso i POR, abbiamo citato il FESR, nel 2021-27 l'FSE aggiunge un più che si chiamerà FSE Plus o FSE più, questo in effetti non penso Plus, e ha una responsabilità condivisa tra la Commissione Europea e le autorità degli Stati membri dall'altra. E i fondi indiretti, il rapporto con il beneficiario finale non è diretto, ma mediato dalle autorità regionali o locali o nazionali. Infatti, questo è l'iter per regolare questi fondi. La Commissione Europea definisce attraverso i regolamenti la base giuridica, ogni Stato elabora un suo documento strategico nazionale e le regioni, come abbiamo avuto modo di dire diverse volte, elaborano un programma operativo regionale e poi pubblicano i bandi regionali. Questa scheda è insomma una cortesia del Formexpia. Invece i fondi diretti. Conoscete tutti la differenza tra programma, bando e progetto? Cioè, il programma Europa Creativa fa un bando per iniziative culturali a livello europeo, il progetto è Meeting the Odyssey, banalmente. Quindi finanziamenti devono avere queste caratteristiche, sostenere gli obiettivi comuni dell'Unione Europea. Nel 2021-27 non esisterà in nessun modo un progetto che non rispetti le tematiche ambientali, gli appalti verdi, non rispetti il principio trasversale della parità di genere. Insomma, i progetti devono essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione Europea. Si articolano in programmi tematici e la Commissione Europea trasferisce gli importi direttamente tramite i bandi. Ah, ecco, questo è importante, sono cofinanziati dal 50 al 100% del progetto, questo dipende dal bando. Caratteristiche dei finanziamenti diretti, il partenariato, ci sono anche progetti in cui non è richiesto il partenariato, finanziamenti diretti in cui non è richiesto, ma è veramente raro. Il valore aggiunto europeo era quello che vi spiegavo prima, gli obiettivi e le conseguenze dell'azione del nostro progetto possono essere raggiunte meglio a livello europeo piuttosto che a livello locale o nazionale, se, per chi è pratico di diritto dell'Unione Europea è una sorta di inverso del principio di sussidiarietà.
avere un carattere innovativo e originale. Per innovativo, badate, importante, questo da europrogettista è qualcosa che è necessario capire subito. Per innovativo non si intende per forza, come nei progetti di ricerca e innovazione, che so, la realizzazione di un prototipo. No, innovativo è anche qualcosa di diverso rispetto al, a come viene fatto qualcosa in un determinato momento. Un classico di progetto che viene finanziato, un progetto innovativo, per esempio è quello nei bandi Europa Creativa, quello in cui si riscoprono le tradizioni di diversi paesi europei e si scambiano le tradizioni tra i vari paesi. In realtà non si sta inventando niente, ma si sta portando qualcosa di originale rispetto all'esistente nei vari territori. E poi replicabilità, i risultati del nostro progetto devono essere applicabili in altri contesti. E questo perché? Perché chiaramente, faccio un esempio interessante, c'è un bando, c'è un progetto, si chiama Ship to Ship, magari qualcuno di voi lo conosce o qualcuno di voi ci lavora, non, chissà, che ha una partnership finanziata dal programma LIFE, quindi un progetto a tematica ambientale, che è una partnership esclusivamente di partner sardi, nonostante sia un progetto europeo finanziamento diretto. Questo perché? Perché i risultati del progetto possono essere replicati in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. E sono un po' veloce perché il tempo è tiranno, ma chiaramente per interrompetemi quando volete. Ecco, vi ho lasciato questa slide e soprattutto vi ho lasciato il link. Questa slide è sempre del Formez. Formez ha fatto questa bellissima sezione del suo sito, veramente utile, in cui fa una scheda di tutti i principali programmi a finanziamento diretto del 21-27, non di tutti i principali, di tutti i programmi a finanziamento diretto del 21-27. Come potete vedere, riguardano i più svariati tematismi, dal Corpo Europeo di Solidarietà, che è uno scambio giovanile, e il programma per le dogane, il programma Erasmus, Europa Creativa, il nuovissimo Europa Digitale, eccetera, eccetera. Se voi cliccate in questo link, programmicomunitari.formez.it, eccetera, eccetera, potete arrivare a questa pagina e potete avere una scheda sintetica, ma comunque sia esaustiva, di ciascuno di questi programmi. Ecco, io vi ho lasciato un po' una piccola scheda su ciascuno, cioè su quattro programmi a finanziamento diretto che sono i più gettonati, quelli in cui solitamente si partecipa. E chiaramente sentitevi liberi di fare domande su questi o su altri. E come vi dicevo prima, il mio ruolo di referente dello Europe Direct, tra le varie cose, questo riguarda molto spesso associazioni, cittadini o anche dei colleghi della regione, hanno un'idea progettuale, cercano di capire in che modo possono farla finanziare, e quindi mi chiedono delle informazioni su questa idea, qual è il programma finanziamento diretto che può andare meglio, o conosco Horizon Europe, ma mi fai capire meglio di che si tratta? Ecco, io credo che tra le cose che mi farebbe piacere vi ricordasse al termine di questa chiacchierata è che esiste un ufficio nella regione Sardegna, in cui io ho la fortuna di lavorare, che risponde a domande di questo tipo e vi può aiutare e dare un supporto se avete domande di questo tipo. Quindi io non so, Alessandra, dimmi anche tu se è necessario che io mi soffermi su questi programmi, ve li posso raccontare velocissimamente. Horizon Europe riguarda la ricerca e l'innovazione, è il più finanziato, il più vasto programma di ricerca e innovazione del mondo, 95,5 miliardi, in cui, come abbiamo visto, sono inclusi anche i 5 miliardi del piano di ripresa Next Gen EU. Questo è il programma che mira a rendere, ormai non lo dicono più fortunatamente perché ormai siamo in confidenza, posso parlare liberamente, ha portato anche un po' sfiga questo continuare a ripetere di voler fare dell'Unione Europea l'economia più sviluppata del mondo a livello di ricerca e innovazione. Il programma Horizon Europe questo finanzia, rafforza le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione, attua le priorità strategiche dell'Unione e rafforza lo spazio europeo della ricerca.
Ciascuno di questi programmi, quelli che vedremo adesso, ma tutti questi del listone del Formez, hanno ovviamente dei bandi annuali. In genere i bandi vengono riproposti nello stesso periodo di ciascun anno. Per esempio Europa Creativa tutti gli anni in autunno aveva il suo bando per la cooperazione nel periodo 14-20. Questo cosa significa? Io non so se poi voi sarete interessati come assessorato o come membro di un'associazione a partecipare a questi bandi, però un aspetto che volevo sottolineare è che per 7 anni avremo bandi con più o meno le stesse caratteristiche a cui noi potremo partecipare. Ecco, questo vuol dire che se c'è un'opportunità che ci interessa, è bene sapere questo, è bene partecipare, perché ogni proposta progettuale ha una valutazione. Questa valutazione può essere, essendo che il bando al 99% verrà riproposto uguale o molto molto simile l'anno dopo, significa che se io presento nel 2021 e prendo 5 e mi motivano perché ho preso 5, io nel 2022, cambiando le cose negative della mia insufficienza, magari nel 2022 prendo 7 e vengo finanziato. Questo è un aspetto che va detto. Ho visto Horizon Europe, Europa Creativa è il programma che finanzia il patrimonio culturale europeo, la sua diversità culturale e linguistica, ed è diviso in sottosezioni, cultura che è quella generale, media, e poi un settore transettoriale per sostenere azioni che finanziano sia il settore audiovisivo che i settori culturali e creativi. È un programma strafinanziato. La regione Sardegna è molto debole in questo bando. Come Europe Direct, infatti, cerchiamo sempre di organizzare eventi per sensibilizzare le associazioni sarde e le associazioni culturali, ovviamente sarde, a partecipare a questo bando. Erasmus Plus, immagino che ormai è un programma storico, non riguarda più soltanto gli Erasmus universitari, ma riguarda tutto il settore della formazione. Ormai si parla di formazione permanente, sappiamo benissimo, questo webinar è la dimostrazione, che anche se abbiamo un lavoro, abbiamo sempre comunque la necessità di formarci, e quindi Erasmus Plus offre opportunità di mobilità e cooperazione per l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale, l'istruzione scolastica, l'istruzione degli adulti, la gioventù e anche lo sport. Ha delle ottime opportunità e la regione Sardegna in bandi Erasmus Sport invece è veramente molto forte. Abbiamo associazioni giovanili che nei bandi sport sono tra le migliori d'Europa. Questa è una best practice nostra, una best practice che riguarda sia i bandi sport di Erasmus, ma tutti i bandi della formazione giovanile. È una cosa che a me ha sempre fatto pensare perché siamo forti in Erasmus Plus. Io credo che il motivo di base, poi insomma mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione, sia che essendo noi facenti parte di una regione molto povera, c'è la necessità di armarsi e formarsi fuori, partire e cercare di prendere il meglio dalle esperienze che si possono fare sia professionalmente che esperienze di vita all'estero. Quindi, insomma, se basta anche ricordare programmi anche regionali come il famoso Master MBA, eccetera, che sono stati programmi popolarissimi. E comunque anche sul programma Erasmus Plus, come Europe Direct, organizziamo una serie di eventi e di attività di facilitazione per la partecipazione al programma. Poi il programma LIFE, un altro programma in cui la Sardegna è piuttosto forte per le nostre peculiarità ambientali, è un programma che è strutturato in due macro settori e un sottoprogramma: il settore ambiente, il settore azione per il clima, e all'interno di ambiente c'è il sottoprogramma natura e biodiversità che sostiene azioni tradizionali, cioè volte a sviluppare e applicare le migliori pratiche relative alla natura e alla biodiversità. Chiaramente, insomma, sappiamo benissimo quanto sia ricca la nostra flora, la nostra fauna, per cui la Sardegna spesso viene premiata da questi bandi. Un aspetto che voglio sottolinearvi è quello dell'economia circolare, che ritorna molto nel bando LIFE, ma ritorna in qualsiasi programma a finanziamento diretto.
c'è un'economia circolare in questo caso per la mitigazione dei cambiamenti climatici, ma è un'economia circolare per ridurre sprechi, è un qualcosa che anche in un bando cultura un focus su attività che riguardano per esempio anche l'economia circolare di un determinato spettacolo che facciamo all'interno del nostro progetto è un'arma in più che verrà sempre finanziato nel 21-27. Ecco, qui io vi ho lasciato un po' di slide sul mestiere dell'aeroprogettista, però mancano veramente pochi minuti, quindi io non so se vi può interessare adesso vedere questo o se magari preferite farmi delle domande su altro, ditemi voi. Allora, solitamente abbiamo anche l'altra mezz'oretta, finiamo intorno alle 5:30, Antonio, quindi valuta tu, nel senso... Un'ora e mezza? No, allora... Se vuoi... Allora, innanzitutto ci sono domande su queste slide un po' più pratiche, sui fondi diretti? No, nessuno scrive. Allora vi spiego meglio cosa fa un aeroprogettista. Perché ve lo spiego? Magari voi avete una vostra... Fabio è una sua associazione veramente... che fa veramente belle cose, con cui sempre con Europe Direct abbiamo l'opportunità di collaborare, ma penso anche che qualcuno di voi sarà in un assessorato all'ambiente, magari con un dirigente illuminato, eccetera, avrà magari interessa la curiosità di partecipare a un bando di finanziamento diretto, magari ha visto uno degli aspetti all'assessorato che si occupa di cultura e magari ha visto un aspetto del bando di Europa Creativa che può interessarli per partecipare come regione. Cosa bisogna fare, ecco, in breve? Ecco, in queste slide vi ho un po' riassunto qual è il mestiere dell'europrogettista. In questa slide che ho preso senza chiedere il permesso, quindi potrei essere passibile di denuncia, anche se ho fatto una citazione, è la Camera di Commercio Italo-Belga che organizza dei corsi di aeroprogettazione veramente molto cari, ma fatti veramente molto molto bene, quindi se aveste opportunità e vorreste approfondire, i loro corsi sono ottimi, poi li potreste fare a Bruxelles, che insomma è la patria è la sede delle istituzioni europee. E chiaramente questa descrizione dell'europrogettista, per cui ho messo un'immagine di Visnu con una dozzina di mani, insomma, magari può essere scoraggiante, un europrogettista non ha tutte queste qualità, però questa descrizione è stata fatta per vendere un corso di aeroprogettazione, quindi potete anche capire perché è stata fatta così, così aulica. Però sicuramente un aeroprogettista non è uno scrittore, però un aeroprogettista deve saper scrivere, deve saper raccontare, deve avere delle capacità contabili, lobbista, cioè deve saper intessere reti, artista, sinceramente non ho mai conosciuto aeroprogettisti artisti, però deve avere una conoscenza di almeno 2 o 3 lingue e deve avere una capacità di comunicare. Insomma, l'aeroprogettista è colui che scrive un progetto europeo. Quindi i progetti europei, come abbiamo visto, hanno il 99% delle volte un partenariato transnazionale, quindi deve sapere essere in grado di lavorare in un gruppo di lavoro diversificato, in un gruppo di lavoro eterogeneo, deve essere in grado di, quindi innanzitutto saper comunicare come prima cosa, conoscere perlomeno l'inglese e avere anche la capacità di sapersi e calare in realtà diverse. Io ho avuto la fortuna di lavorare in progetti in Libano, in Marocco, insomma in Marocco in realtà insomma, parecchie diverse rispetto alla nostra, in Libano in parti con partner Hezbollah, insomma sono esperienze che sono veramente, che ti arricchiscono veramente tanto, però richiedono la capacità di sapersi calare in un ambiente culturale diverso e di sapersi relazionare con persone le più diverse. Penso che chi fa attività in un sindacato queste capacità relazionali ce le abbia, cioè, se le sia dovute costruire inevitabilmente, quindi penso che chi fa attività sindacale su questo abbia una marcia in più.
Ecco, questa è un'altra slide sulle caratteristiche del project manager, deve avere capacità di leadership, quello dipende, e abbiamo parlato di partenariato, un conto è essere il project manager del capofila, perché all'interno di un partenariato che presenta un progetto c'è chiaramente il partner che fa tutte le attività burocratiche e che gestisce il partenariato, questo chiaramente richiede molta esperienza, meno esperienza, ma sempre capacità di facilitazione, coordinazione, di comunicazione, eccetera, richiede se si è project manager in un partner del progetto. Queste sono le figure professionali che fanno capo all'europrogettista. Cioè, se noi facciamo parte di un progetto europeo, vi faccio un esempio pratico su quello che sto facendo adesso, sono in questo progetto finanziato da Reso 2020 per la parità di genere nella ricerca e l'innovazione, è un progetto in cui la regione Sardegna è partner, quindi noi non abbiamo il dovere di coordinare il partenariato, però abbiamo un project, quindi non abbiamo un project coordinator, ma abbiamo un project manager, cioè abbiamo uno che gestisce le attività di progetto per la regione Sardegna, non sono io, è un collega che partecipa quindi a tutte le riunioni con gli altri project manager dei partner. Io mi occupo degli aspetti finanziari, sono il financial manager, e questi progetti vengono dati dei finanziamenti per fare determinate attività. Chiaramente noi spendiamo questi soldi per fare le attività. La Commissione Europea però vuole ovviamente ci dice: ma le attività le avete fatte davvero oppure per finta? Ecco, il financial manager è quello che pone tutti i documenti in cui spiega come sono stati spesi i soldi, quanti soldi sono stati spesi, predispone tutte le attività, tutti i documenti, le pezze giustificative dei vari dipendenti che partecipano al progetto e li invia al capofila, che poi li invia alla commissione. Ogni progetto, abbiamo visto prima, la caratteristica della replicabilità, ogni progetto ha un communication manager, cioè uno che si occupa della comunicazione, c'è il communication manager di tutto il progetto e poi ogni singolo partner ha il suo communication manager. Cosa fa il communication manager? Prepara i comunicati stampa per informare la stampa di quello che si fa, contatta i giornali per far scrivere un articolo su quello che si è fatto, lavora sui social, questo ormai è la prassi, gestisce eventualmente un sito internet. Tra tutti i lavori che si possono fare all'interno di un progetto, dico la verità, il communication manager è quello più interessante. Non hai la fatica del project manager, che è quello che deve tirare le fila sia della propria organizzazione, peggio ancora se poi il project coordinator deve tirare le fila di tutto il progetto. Non hai le rogne della rendicontazione finanziaria che spetta, come vi descrivevo, al financial manager. Il communication manager in genere è il lavoro più ambito, perché ti occupi di comunicare i risultati e non hai a che fare con Excel, quindi è qualcosa che, insomma, che a me piace molto. E poi c'è il technical manager, vi ho parlato del progetto Supera. Il progetto Supera ha redatto un documento tecnico per il piano per l'uguaglianza di genere all'interno della regione Sardegna. Chiaramente per preparare questo documento ci siamo avvalsi di colleghe particolarmente esperti in materia che hanno contribuito alla parte tecnica del documento. In altri progetti il technical manager può essere un ingegnere. Io avevo lavorato ad un progetto che si occupava di riutilizzo dei rifiuti e degli ingegneri avevano scritto la parte tecnica che riguardava in che modo concretamente veniva questo riutilizzo dei rifiuti. Comunque, ripeto, se posso darvi un consiglio, candidatevi per communication manager. Ecco qui il mestiere dello, questo è un qualcosa che può riguardare tutti noi. Tutti noi ogni tanto pensiamo di avere, o magari ce l'abbiamo davvero, dobbiamo essere ottimisti, pensiamo di avere, o abbiamo una super idea. Io ho una super idea che può riguardare il mio assessorato, io lavoro all'assessorato
ai beni culturali e voglio farlo partecipare a un bando Europa Creativa. Io ho la mia associazione di cinema e voglio, o meglio, la mia associazione che si occupa di tematiche ambientali e voglio farla partecipare all'AIFA. Come presentarla? Come svilupparla? Questi sono tra l'altro dei consigli che noi diamo agli aspiranti europrogettisti del nostro corso Officina Europeo, nostro di Europe Direct. Innanzitutto bisogna redare una scheda di progetto, che è il documento di partenza sia per una ricerca partner, sia per un lavoro all'interno del proprio ente, della propria associazione. La scheda di progetto è un documento di massimo, sia un documento di partenza per avere noi le idee chiare, questo è molto importante. La scheda di progetto è un documento, deve essere snello, 2 o 3 pagine sono più che sufficienti, in cui definiamo l'idea del progetto che abbiamo, in che bando vogliamo inserire questa idea. Chiaramente è un'idea di progetto, non so in che bando inserirlo, come vi ho detto prima, c'è uno sportello che vi può dare una mano in questo senso, che è Europe Direct. E quindi io non so in che modo, cioè non so trovare un bando o in che modo, se ho già trovato il bando, questo bando può essere coerente con le mie idee. E un partenariato, e tutti i progetti europei, la stragrandissima maggioranza, hanno bisogno di un partenariato transnazionale. E poi argomenti quali la durata del progetto, un budget di massima, gli obiettivi, i risultati e le attività. Quindi, una volta che ho questa scheda, ripeto, secondo me la cosa migliore è andare direttamente in chi vi può dare una mano gratuitamente come Europe Direct, però potete fare anche una ricerca bandi, la ricerca bandi potete farla all'interno dei siti istituzionali come Europa.eu, finanziamenti diretti, perché chiaramente questi siti, il miglior sito per ricerca bandi in Italia è quello della regione Emilia-Romagna, europafacile.net, è un sito che è veramente semplice, veramente aggiornato, in genere entro 2 giorni dall'uscita del bando loro hanno fatto una scheda veramente completa e utile. Esistono delle newsletter che vi fanno degli allerte sui bandi, tra cui, vabbè, Gioco in Casa la nostra, Europe Direct, Europa Facile, e poi ogni programma tematico ha la sua newsletter. E poi un argomento importante è, io ho trovato il bando, ho la mia idea, ho trovato un bando, però ho bisogno di partner per portarla avanti. E quando ricercate i partner dovete avere prima di tutto chiaro cosa volete fare voi. All'interno di un partenariato, come vi ho detto, c'è o un partner semplice o il capofila. Se voi non avete esperienza di europrogettazione e soprattutto la vostra associazione non ha esperienza, il vostro assessorato, è sempre meglio essere partner, sia perché è molto più facile ed è molto più semplice gestire il lavoro, e sia perché difficilmente la Commissione Europea finanzierà un progetto per un ente o un'associazione che non hanno esperienza e che si propone come capofila. È sempre meglio prima fare esperienza come partner e poi essere capofila di un progetto. Questo è un po' come buttandola nel calcio, non si diventa capitano alla prima partita che si gioca, prima si fa esperienza e poi si diventa capitano. Quindi quando vi fate ricerca partner, se non avete esperienza potete fare così. Se a voi piace molto la vostra idea progettuale, ci sono dei siti, i siti istituzionali, e ogni sito di qualsiasi bando ha una parte dedicata, ormai ci si candida solo online, e all'interno del sito della candidatura online c'è una parte di ricerca partner. All'interno si può o presentare, che so, io sono dell'associazione Pinco Pallino, ho un'idea progettuale in cui voglio produrre capellini a livello europeo con le bandiere europee, e metto la mia idea nei siti istituzionali, chi vuole partecipare mi contatta. Oppure posso andare nel sito ricerca partner, io non ho un'idea, e vedo però che magari cercano in un progetto, gli manca un partner che produca capellini. Ah, ma sono io, lo faccio io. Ecco, allora mi propongo come partner. Questo è il modo in cui a grandi linee funzionano questi siti, ce ne sono tantissimi. Oltre ai siti, i siti istituzionali, ci sono le varie reti informative nazionali, ogni programma
Oltre ad avere ovviamente la Commissione europea che fa informazione, eccetera, anche delle reti nazionali che forniscono informazioni per i partner nazionali. Europa Creativa ha delle agenzie che danno informazioni ai partner italiani che vogliono partecipare ai bandi, lo stesso c'ha Life, lo stesso c'ha Horizon. Quindi si possono fare ricerche anche tramite queste reti nazionali. Anche come rete Europe Direct possiamo dare una mano in questo, anche semplicemente i social network, Facebook, ma soprattutto LinkedIn, ha delle pagine di ricerca partner molto forti. Perché no? Vi consiglio anche, se avete interesse, di andare a dare un'occhiata in qualcuna di questi siti o social network, perché magari può essere anche per voi qualcosa che vi fa nascere un'idea.